Oggi a filo diretto con gli ascoltatori è tornato l'assessore a lavori pubblici, edilizia pubblica e privata del Comune di Montichiari, Graziano Bonometti. Assessore, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. Noi ovviamente lo so che invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Per mandare gli sms e messaggi WhatsApp, il numero da digitare è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709. Poi ancora siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Temporadio, su YouTube Temporadio Live, come anche siamo in diretta DAB, e poi siamo in diretta soprattutto, questo bisogna ricordarlo, sulla pagina Facebook del Comune di Montichiari. Quindi salutiamo tutti i monteclarensi che ci seguono anche tramite Facebook. Allora, bentornato. Noi parliamo di lavori pubblici oggi, facciamo un po' il punto della situazione. Sì, perché sì, Montichiari facciamo... tra l'altro è uno dei comuni più effervescenti. Insomma. In movimento. Sì. Allora, diciamo che il Comune di Montichiari effettivamente è sempre in movimento, ci sono sempre un sacco di attività aperte, vuoi chiaramente per i crismi del sistema, chiaramente dei lavori pubblici che sono lenti e quant'altro, però di fatto le attività anche sia in essere ma anche diciamo di progettualità futura ci sono sempre. Diciamo che settembre è stato un mese dove siamo riusciti a finalmente concludere i lavori e consegnare alla Scuola Falcone 6 nuove aule, lavoro vecchio intrapreso dalla vecchia amministrazione, che poi per una questione di mancanza di fondi, comunque una progettualità fatta in maniera così un po' mi viene da dire con poca attenzione, non era riuscito ad essere diciamo partorito per tempo. In realtà vabbè, insomma, con una serie di difficoltà siamo riusciti a concluderlo, a consegnare quindi con l'inizio della scuola 6 nuove aule, e di fatto è stato bello diciamo poter rispettare con non poche difficoltà questo ampliamento della scuola. Di conseguenza settembre è stato anche abbiamo potuto diciamo inaugurare quello che è un piccolo parco outdoor che abbiamo sviluppato diciamo su un vecchio campo da gioco da calcio alle Marcolini, quelle che si chiamano Marcolini Nuove, o meglio quelle che noi montecarensi chiamiamo Marcolini Nuove, dove abbiamo creato una piastra diciamo multisport, in realtà è utilizzata più per il basket, e un piccolo campo da calcetto, quindi rivitalizzando un po' la zona, mettendo in sicurezza gli spazi, cosa che prima di fatto non c'era. Questo frutto diciamo di un finanziamento anche di Regione Lombardia, che sicuramente ci ha dato una grossa mano. Sappi che l'avevamo chiamato con un suo collega assessore il Parco Forlanini di Montichiari. Ah sì? Perché appunto è un parco appunto appena fuori dal tessuto urbano, però comunque è sempre nel comune. Assolutamente. Ed sì. È un bel polmone verde. Sono Ma sì, assolutamente. Importanti. Diciamo che Montichiari in tutta onestà non mancano diciamo di centri ricreativi, sportivi, aperti al pubblico, non privati. È chiaro, come tutte le amministrazioni, la difficoltà poi è mantenerle questi spazi, chiaramente, che siano vitali e con la cura manutentiva anche dei semplici giochi, perché non sembra, ma effettivamente hanno delle necessità, ma proprio per essere utilizzati. Quindi abbiamo degli appalti particolari con queste squadre esterne che controllano meticolosamente tutti gli anni, più di una volta, anche il serraggio dei bulloni. Quindi sembra tutto scontato, ma in realtà non lo è. Tra l'altro sono cose molto, perché adesso abbiamo paragonato, per chi non lo sapesse, è quello che sta vicino all'aeroporto di Linate, tanto per intenderci, per Milano, perché sì. Abbiamo fatto questo paragone, Montichiari e Milano iniziano per M entrambe, sono effervescenti entrambe, quindi sono importanti per la Lombardia, e sono molto importanti questi parchi anche per il fine settimana. Per esempio, magari uno dice no, sono ad andare fino sul lago, dopo mi rimango imbottigliato, non c'ho voglia, però appunto vai... Assolutamente sì, c'è un parco in particolare che è piuttosto recente, che è il Parco del Novarese, dove al suo interno è nato anche un chiosco
tre anni fa, grosso modo, a cavallo del Covid, e che sicuramente ha dato modo anche alle famiglie di frequentarlo con più frequenza, quindi avere comunque un pulmone verde, degli spazi, oltretutto oggi anche inclusivi per conto, diciamo, di una donazione fatta da Rotary. Quindi di base sicuramente è un parco molto, molto vitale, ecco, certo. Perché appunto avete fatto anche questo ancora per quanto riguarda lavori pubblici, assessore? Ma lavori pubblici veramente ce ne sono veramente tantissimi in atto. Ci sono dei rallentamenti chiaramente che sono legati alle questioni PNRR, caserma dei carabinieri, il velodromo. Queste sono due delle attività, diciamo, che dovrebbero partire a brevissimo. C'è un'altra attività che partirà probabilmente entro la fine del mese di novembre, che è il nuovo asilo nido alla frazione Chiarini. Anche questo, diciamo, frutto del PNRR con una valutazione, quindi, del quadro lavori di 1,5 milioni di euro. Questo, diciamo, darà modo a questa frazione, che di fatto ormai è collegata al centro del paese, sebbene sia leggermente, diciamo, a sud rispetto al paese stesso, però comunque ha necessità chiaramente di, proprio per un bacino di utenze e così via, di avere anche per richieste chiaramente non negate necessariamente alla zona, di avere effettivamente un asilo nido. Quindi anche questo, diciamo, è un'attività che partirà a brevissimo, quindi, come dicevamo, entro la fine del mese di novembre. Purtroppo questo intervento avverrà sopra il suolo, diciamo, di un campo da calcio che è storico. Noi ci siamo cresciuti, io sono cresciuto in questa zona, e devo essere sincero, ho ricevuto un bambino che veniva a portare le sue necessità e mi diceva: ma assessore, ma io lì ci gioco a calcio, se voi adesso fate una scuola dove vado a giocare a calcio? In realtà l'idea iniziale era quella di costruire questo asilo, diciamo, su quella che oggi è ancora o era la scuola elementare dei Chiarini, che di fatto non è più utilizzata. Ma c'erano chiaramente delle difficoltà, perché questo, essendo un edificio, chiamiamolo anziano, non storico, anziano, dove c'era necessità di fare una verifica con la sovrintendenza per capire se era di interesse storico oppure no, abbiamo optato per riuscire a percepire i fondi del PNRR di edificarlo a fianco, quindi nel campo da calcio. La promessa che io ho fatto a questo bambino, che mi ha fatto una tenerezza infinita, ma capisco effettivamente quelle che sono le esigenze, la promessa che gli ho fatto è: demoliremo la vecchia scuola per far spazio ancora a un piccolo campo da calcio, per rendere chiaramente attrattiva ancora la zona, ma sicuramente proprio anche per la necessità. Chiarini è una frazione veramente in pieno sviluppo, per cui ha delle necessità come il resto del paese, ecco, tornando a quelli che sono gli spazi da gioco piuttosto che gli spazi a verde e quant'altro. Ecco. Maturità, quanti anni ha questo bambino più o meno? Questo bambino ha 10 anni. È più matura di tanti leoni a tastiera che avrebbero preferito scrivere. Assolutamente sì, infatti mi ha fatto tenerezza, perché mi ha ricordato quando noi eravamo piccolini uscivamo all'aperto a giocare. Io spesso devo combattere con i miei figli per dirgli: smettete di guardare il telefono, guardare i cartoni, guardare il tablet e quant'altro, proprio perché la bellezza del gioco all'esterno chiaramente sta venendo un po' meno. È vero, è vero. E poi si rivolge all'assessore, appunto, va e ci parla, mica scrive insulti su un social. No, è stato veramente bellissimo, forse uno dei più belli incontri in questi 4 anni. Per cui è bello. Complimenti a questo bambino, adesso sarà a scuola. Si presume, sì. A 10 anni non si bigia ancora, no, si inizia un pochino proprio. Dopo casomai. Complimenti ai genitori, ecco, gli facciano i complimenti ai genitori se ci stanno ascoltando, per cui assolutamente sì, per cui assolutamente veramente sì. Ancora per quanto riguarda, guardi, leggo un messaggio, assessore Bonometti, ci sono ancora tanti lavori da fare, pertanto deve fare un altro mandato, mi raccomando, un altro mandato sempre con questa delega. Allora sì, non dipende solo da me, dipende dagli elettori e dipende poi dalla squadra che si vorrà formare in futuro. Diciamo che tendenzialmente sono dell'idea che chiaramente un'amministrazione la si vede con due mandati. Il primo mandato effettivamente è complesso, ricordiamo anche il fatto che purtroppo abbiamo vissuto
un Covid che è durato chiaramente un anno pieno, la pandemia, il 110, l'innalzamento dei costi e tutto quello che ne consegue, che ha creato veramente tantissime difficoltà. Vero. Non solo Montichiari, è ovvio, però logicamente potersi, diciamo, affermare con un periodo così critico non è cosa semplice, ecco. Assolutamente, assolutamente. Guardi, le scrivo, sì, a meno che poi tra l'altro non sia, corregga se sbaglio, ma l'idea che ci siamo fatti parlando con voi amministratori è che, a meno che uno non sia un politico di carriera, ma non può in questo caso, perché si fanno massimo due mandati, a meno che non sia un politico di carriera, il primo mandato devi praticamente serve per capire come funziona la macchina, la macchina amministrativa. Sì, poi io, arrivando da tecnico e non da politico, devo essere sincero, io per cominciare a capire come il motore girasse e quindi oliare tutti quelli che erano gli anelli, ci ho impiegato del tempo ed è molto complesso entrare in un'amministrazione pubblica. Oggi che penso di aver capito le basi comunque di come viene gestita un'amministrazione, potrei dire che in tutta onestà sarei orgoglioso di poter portare avanti una seconda mandato, certo. Però è chiaro che non dipende, ripeto, solo da me. Allora, prima di andare in pausa, un tema a cui sono sensibili, forse perché hanno paura gli ascoltatori del maltempo, che già dicono che cambierà, insomma, abbastanza presto. Ci sono molte strade da asfaltare. Benissimo, siamo proprio in aggiudicazione, o meglio abbiamo pubblicato la settimana scorsa il progetto, che in realtà è appunto in gara, di asfaltatura. Sono circa 600.000 euro più tutti quelli che sono gli oneri dell'IVA, il costo di progettazione e quant'altro per il nuovo piano asfaltature. È chiaro che sembrano una montagna di soldi, ma come sempre devo rimandare al fatto che l'incremento dei costi e tutto quello che ne consegue, con 600.000 euro non si può rifare tutta l'asfaltatura del paese, comunque Montichiari 90 km di strada asfaltate, tutto quello che ne consegue, e quindi diventa veramente complesso poter inserire sul piano asfaltature tutte le strade. Abbiamo cercato di dare in tutta onestà una priorità a quelle che sono le strade di maggior transito, con chiaramente delle necessità, non chiaramente asfaltare le strade sebbene abbiano transito in cui non ce ne sono, chiaramente avendo un occhio di riguardo anche per quelle che sono le frazioni peggio, cioè diciamo messe peggio. Poi certo. Come ribadisco, è complesso, siamo andati io, il sindaco, a fare la ricognizione per cercare di capire effettivamente se aveva un senso oppure no. Cioè, noi amministratori tendenzialmente non dovremmo fare questo, ma dare gli indirizzi. In realtà certo. Ci piace anche dare veramente, andare a toccare con mano quelli che sono gli interventi che devono essere fatti, ma per chiaramente capire se ci sono delle necessità o no. Poi ci si affida chiaramente ai progettisti, che sviluppano tutte quelle che sono le idee. Certo. Ma poi comunque per le cifre, oltre ai materiali ci sono i macchinari, le fresatrici, lo schiacciasassi ha un motore un po' più grosso del Ciao. Direi di sì, ma parlando proprio con queste aziende, loro dicono: è chiaro che se noi dobbiamo spostarci con queste macchine che sono molto lenti, che consumano tanto, per fare piccoli tratti, diventa sconveniente. Quindi si cerca sempre di creare una sinergia tra le zone in cui le aziende e chiaramente le zone che devono essere asfaltate. Certo. Allora ci fermiamo un attimino con Graziano Bonometti, assessore del Comune di Montichiari, ci troviamo tra un paio di minuti. Con Graziano Bonometti, assessore ai lavori pubblici ed edilizia pubblica e privata, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Tanti appunto i lavori di Montichiari, non dimentichiamoci che è in una posizione strategica, perché è in provincia di Brescia, è al confine con la provincia di Mantova, non è lontano dalla provincia di Cremona, è vicino al lago, è vicino a Brescia città, quindi al capoluogo. Insomma, va da sé che i lavori siano tanti, insomma, da sì, fare. Sì, i lavori sono tanti, la città è grande, gli abitanti comunque sono tanti, e quindi più siamo e più le esigenze arrivano, ma in realtà è normale, diciamo, che per ogni amministrazione, per qualsiasi comune, si debba logicamente pensare alla manutenzione, comunque cercare di gestire al meglio quelli che sono il patrimonio pubblico e non. Montichiari, ripeto, è un paese effervescente, ma proprio per le necessità, ma anche, se vogliamo, quelle che sono le richieste, per cui
bisogna essere sempre attenti. Ecco, noi tendenzialmente la richiesta del cittadino cerchiamo di perlomeno di rispondere, e è chiaro che a tutto non possiamo andare incontro. Ci sono delle illogicità spesso nelle richieste, talvolta invece ci sono delle richieste assolutamente logiche, che però necessitano di tempi per poter sviluppare quelli che sono la progettualità, l'esercizio del lavoro e tutto quello che ne consegue. Eh sì, assolutamente. Ed è sempre stato così, eh? Il mercato più grande era di quelli Montichiari, eccetera, sì, eccetera. Adesso purtroppo il mercato un po' alla volta si sta riducendo sempre agli acquisti su internet, ai centri commerciali e quant'altro. Quindi a me dispiace, perché io aspettavo di essere a casa da scuola il venerdì per poter andare al mercato. Oggi secondo me quella voglia da parte dei ragazzini viene un po' meno, proprio per l'attaccamento. L'ho detto, che sono prima, che devo staccare i telefoni dai telefonini. Esatto. Infatti, le chiedono a che punto sono i lavori del velodromo. Ma il velodromo sono attività chiaramente che stanno avanti in sinergia con Federazione, il CONI e quant'altro. Ci sono delle attività che devono essere collaterali l'uno all'altra, quindi di fatto stanno assolutamente andando avanti. Io personalmente auspicavo che queste attività potessero essere finite comunque, o comunque che il velodromo potesse essere riaperto entro la fine dell'anno. Ripeto, ci sono chiaramente delle difficoltà di carattere burocratico e altre invece di carattere di lavorazione stessa. Quindi io veramente ancora ho quell'idea, lo spero, ma proprio per cercare di chiudere un capitolo, ecco. Certo. Ormai è un capitolo che dura da 5 anni. Assolutamente. Ma diventerà un polo però ancora più attrattivo di prima, tra l'altro, con tutto quello anche che ci... Il velodromo, essendo l'unico in Italia coperto, ha chiaramente delle necessità da parte del ciclista professionista, quindi della federazione, per poter far allenare i propri atleti senza dover andare all'estero, e sicuramente la prima necessità è di chi fa sport ad altro livello. Però ricordo che quando si entrava a velodromo, io faccio ciclista e quindi entravo anni fa, quando era aperto al pubblico, effettivamente c'era tantissimi amatori che utilizzavano l'odrono nelle ore notturne, la sera, per potersi allenare. Certo, certo. Tra l'altro, il consiglio, quando aprirà, andate a vederlo, perché vedere sulle paraboliche praticamente dei ciclisti che stanno, è come se pedalassero sul muro praticamente. Esattamente. È qualcosa di veramente emozionante. È molto emozionante, sì. Assolutamente. Allora, le scrivono, le scuole sono partite bene e le aule nuove sono finalmente una chicca, grazie. Quindi appunto questa della bene. Falcone, presumo. Sì, penso. Queste aule nuove della Falcone. Le chiedono che lavori avete in programma come opere pubbliche, magari il piano asfalti? Piano asfalti abbiamo risposto, e sicuramente, allora, tutte le amministrazioni tendenzialmente quando vanno sotto elezione cercano di asfaltare in prossimità delle elezioni per far vedere che qualcosa si fa. In realtà noi il piano asfaltature è annuale, quindi tutti gli anni noi cerchiamo di fare un pezzettino. In realtà siamo arrivati un po' lunghi, un po' per colpa nostra, dell'amministrazione, perché non avevamo le idee molto chiare. Proprio per quello siamo usciti io e il sindaco a vedere un attimino quali fossero le zone peggiori, per cercare di anticipare quella che è la logicità delle amministrazioni che dicevo poco fa. Quindi volevamo asfaltare entro la fine di quest'anno, ma probabilmente poi più si va avanti, più chiaramente chi deve fare gli asfalti logicamente dice che non è il periodo migliore, quindi le asfaltature vanno fatte quando c'è caldo, non quando c'è freddo. Quindi probabilmente arriveremo a asfaltare a marzo. A marzo. Allora, scusi, abbiamo spiegato, sì, appunto, più volte, col freddo l'asfalto lo butti via, se lo metti in dicembre, gennaio lo si può fare, però il rischio è che poi salti, quindi soldi buttati praticamente. Sì. Allora, scusi, ma l'asilo nido dei Chiarini quando apre? Perché mi interessa come mamma. Beh, quando apre, prima dobbiamo costruirlo e poi di conseguenza potrà aprire. Le attività dovrebbero, come dicevo, iniziare entro la fine di novembre. Da lì all'esecuzione, alle finiture, sicuramente ci vorrà almeno un anno. Per cui io penso che per la stagione 2024-2025 sarà difficile. Però, anche perché
presumiamo, ci corregga se sbaglio, che non sia più tempo delle scuole che si costruiscono in due mesi, che erano i prefabbricati, che adesso si vanno a sostituire perché è freddo d'inverno, caldo d'estate. Allora, sì, diciamo che però ci sono delle attività correlate chiaramente al PNRR. Questa è un'attività correlata al PNRR. Il PNRR vuole che ci sia un progetto definitivo che vada in gara e di conseguenza chi partecipa alla gara e acquisisce l'esecuzione deve presentare anche il progetto esecutivo. Quindi è un'attività diciamo complementare che facilita chiaramente chi poi deve eseguire i lavori. Essendo poi la normativa vuole che chiaramente gli edifici siano prestanti, come dicevamo, anche per sopperire al caldo e al freddo delle varie stagioni, si utilizzeranno delle tipologie costruttive più semplificate, quindi bioedilizia. Più semplificate no, nel senso che comunque la tipologia in bioedilizia è fatta come se fosse una Lego, quindi le pareti sono prefatte, vengono finite poi in loco, però l'edificazione fino alla copertura è molto rapida. Poi chiaramente ci sono tutte le opere di finitura, che chiaramente portano a una costruzione tradizionale. Qua lei è geometra, se non mi sbaglio, no? Sì. Se non mi sbaglio, sarebbe interessantissimo fare una puntata su questo, appunto, sulla bioedilizia, eccetera. Ci sono delle soluzioni che sono veramente fantastiche. Proprio diciamo che io sono materiali che sono geometra, ma faccio il termotecnico, quindi di fatto è la materia. Sono addirittura in mattoni di paglia, addirittura. Sì, in canapa. Allora, Bonometti, mi piace come spiega, semplice ma chiaro. Bravo. Grazie. Poi ancora, finalmente parla di piano asfalto in positivo, grazie da parte di Giacomo. E ancora, sto cercando casa a Montichiari, però non è come mi aspettavo, non ci sono tante soluzioni. Allora, il comune non è chiaramente un'agenzia, diciamo, per gli acquisti. Montichiari di fatto ha tanta richiesta un po' per quello che si diceva, è baricentrica, è comunque vicina al lago, è vicina alla città, è ricca comunque di scuole, per cui di fatto ci sono tante possibilità. Oggi trovare casa a Montichiari, sono d'accordo, è difficoltoso, però diciamo ci sono dei costruttori che stanno edificando e quindi qualcosa c'è. Perfetto. Poi è logico che se lo dice lui, è assessore anche all'edilizia privata, voglio dire. Sì, alle varie, come dice il sindaco, io sono assessore anche alle varie eventuali, perché ho anche le strade e il verde pubblico, quindi. Va bene. Allora, Bonometti, siete una grande squadra in giunta guidati da un sindaco forte, quindi salutiamo anche il sindaco Togni. Il castello tenetelo sempre così perché è bellissimo, ho partecipato a un matrimonio e sono rimasto incantato, dice Sandra di Brescia. Allora, che non è che a Brescia non ci abbiano un cineo brutto. No, certo. Però, dimenticavo che ci siamo pronti anche a inaugurare, una parola grossa, nel senso che il castello non ha bisogno di un'inaugurazione, però abbiamo ristrutturato il Rivellino e è stato un intervento diciamo fortemente voluto anche dal consigliere regionale Carzeri, che chiaramente con Regione ha contribuito in forma importante, e quindi con chiaramente sinergia tra il progettista che è l'architetto Furlan di Montichiari, nonché con la soprintendenza, e poi abbiamo trovato veramente dei super esperti nella ristrutturazione che ha completato diciamo la ristrutturazione del Rivellino, quindi siamo pronti diciamo a dar lustro anche diciamo alla facciata principale del castello. Benissimo. Allora, le chiedono, ecco, vabbè, come edilizia privata si può ampliare un piano? Dipende. Dipende dalle zone, dipende dalla volumetria disponibile, dipende da tante cose. Bisogna chiaramente interfacciarsi con un tecnico che l'ufficio mi possa. Tecnico, devi chiedere all'ufficio tecnico. Sì, l'ufficio tecnico, ma comunque così. Anche con un tecnico privato che poi può approfondire le possibilità. Di solito, sì, esatto, sa. Sono tutti molto quadrati questi tecnici, i geometri, gli ingegneri, per cui ma in realtà più che quadrati bene, chiaramente sì, però chiaramente ci sono delle norme, la quadratura è dettata non da un default professionale, ma è proprio di default professionale, ma proprio perché ci sono delle norme. Certo. Bonometti, a quando il collegamento aeroporto comune lago? Aeroporto comune lago. L'aeroporto non dipende da noi purtroppo ed è una questione diciamo che conosce bene il nostro sindaco, perché noi vorremmo fortemente che l'aeroporto possa partire in realtà. Il non problema è che non è gestito, sì, ma anche cargo, ma in maniera forzata. Il problema è che dipendiamo da una società veneta, quindi di fatto non è in mano
a Bergamo piuttosto che Milano e quant'altro, quindi non dipende dal comune sicuramente, ma da enti sicuramente sopra le nostre. Sì, che escono dal, diciamo, dal controllo, così insomma. Probabilmente però intende dire forse a livello turistico, dice, è arrivata una precisazione, quindi forse magari non so, Pulmini. Una metropolitana, fate una metropolitana. Sì, magari. La Desenzano Montichiari, fate. Penso che sia una visione molto futuristica, ecco, purtroppo. Purtroppo, ma anche perché. Monorotaia, come. come a Tokyo. Infatti, magari. Sopraelevata, no? Non si può. Chi lo sa? Io chiedo scusa ai cittadini, ma io gliele sto lanciando le proposte, però sono... No, beh, è chiaro che è futuristica, perché chiaramente noi dobbiamo, facciamo fatica a trovare risorse per asfaltare, quindi se devo pensare. Esatto. Va bene. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Graziano Bonometti, assessore del Comune di Montichiari. Grazie, assessore. Grazie a voi.